Ciao a tutti! Oggi torno con il video dei prodotti finiti del mese di marzo e oggi sono in compagnia, anche se voi non lo vedete, proprio di fianco a voi, lì sulla finestra c'è Oliver. Quindi può succedere, come vi dico sempre, qualunque cosa, anche se lui tendenzialmente è buono, eh. Poi ho la finestra spalancata, probabilmente sentirete gli uccellini che negli ultimi video più di qualcuna di voi mi ha scritto che vi piacciono molto e li sentirete quasi sicuramente. Spero si senta solo quello perché dovrebbe essere un orario un po' tranquillo, ma non voglio dire troppo. Ho un sacco di prodotti finiti questo mese. Cominciamo con alcuni dei soliti, insomma, quasi a cadenza mensile, oserei dire, e sono le salviette quelle, non sono le salviette, sono le veline fazzoletti. Sono cambiati. Sono cambiati, li hanno fatti più resistenti, quindi non è solo la solita velina molto sottile che se per caso vi serve di soffiarvi il naso dovete usarne almeno due assieme. Invece no, adesso no, quindi li hanno fatti un pochino più resistenti, restano comunque morbidi, costano sempre molto poco e sono ben 150 pezzi nella scatola. Non so se vi ho detto che io li prendo da Eurospin. Questo mese ritorna la tanto amata tinta, c'è chi la ama e chi la odia, chi non ne può più, ma ragazzi continuano a domandarmi che cosa usi e quindi eccola qui, non mi ci soffermo, è la Excellence, la numero 01 biondo ultrachiaro naturale della L'Oréal. Non dico nient'altro perché sennò mi becco gli insulti di chi non ne può più, ragazzi. Altro cavallo di battaglia è il solvente per le unghie. Questo è il Parisien, quello diciamo classico con il tappo rosso. L'ultima volta non l'ho trovato, ho preso quello azzurrino che è un po' a base oleosa, con cui mi trovo comunque bene. Preferisco quello non oleoso, ma insomma alla fine costano molto poco, sui 40 centesimi. Anche questo lo prendo da Acquesapone. Vi faccio vedere subito il momento cioccolatoso del mese, che in realtà mi dura da ben, cioè mi è durato da inizio febbraio e l'ho finita a marzo. Per cui devo dire che comunque sono brava, vedete, non è che proprio mi mangi cioccolata come se non ci fosse un domani. Questo è il tubo di Baci Perugina che mi era stato regalato per il compleanno, quindi il 9 febbraio. E mi è durato insomma fino a marzo, quindi me li sono centellinati, ogni tanto ne mangiavo uno e questo è il momento cioccolatoso del mese. E sempre per uscire un attimo dall'ambito beauty, vi faccio vedere che ho terminato le tarte della Village Candle alla Gardenia che mi aveva regalato il mio amico Pierre, ma un bel po' di tempo fa direi. Vedete come sono fatte quelle della Village, sono tutti dei cubetti. Che sono, ecco, in questa vaschettina se ne staccava uno per volta e si bruciava. È buonissima questa gardenia, è buonissima. Sapete la mia grande passione per tutte le profumazioni a base di gardenia. Me ne ero conservata un quadratino perché era l'ultimo pezzo, però l'ho bruciata nel corso del mese scorso ed è fantastica, veramente fantastica. Uno dei miei prodotti preferiti per quanto riguarda lo struccaggio è l'acqua micellare bifase della Garnier, ma la mia preferita in assoluto in questo momento è questa al fiordaliso, cioè quella con il tappo blu, che per quanto mi riguarda su di me è molto più delicata di quella all'argan, anche come profumazione, strucca benissimo, mi sembra anche un po' meno untina, nonostante comunque le sue caratteristiche per quanto riguarda lo struccare gli occhi, il mascara, anche mascara più persistenti, la resa insomma sia sempre ottima. Quindi l'ho già ricomprata, l'avrete vista insomma in uno degli ultimi video che ho fatto di acquisti da Acquesapone, non ne faccio molto spesso perché a volte forse me ne farò uno sul secondo canale. Se non siete iscritti sul secondo canale, iscrivetevi, vi lascio qui il nome, trovate nell'info box il link al secondo canale che ormai ho da più di un anno e magari vi farò anche un video in cui vi racconterò come mai sono stata assente per un po' di tempo. Chi guarda le mie storie su Instagram qualcosa la sa già, e chi non guarda le mie storie su Instagram, insomma, seguitemi sul secondo canale, che è quello dove metto un po' tutto quello che esula dal beauty, un pochino più di chiacchiere, argomenti anche diversi. Quindi magari vi può interessare un filone piuttosto che un altro, però quello è un concentrato di tante cose. Secondo canale, lo trovate nel box info. E vi dicevo che niente, questo prodotto l'ho già ricomprato, lo sto già rimettendo in uso perché l'ho terminato e l'ho riniziato e mi piace davvero moltissimo.
Ah, ci tenevo a precisare che io l'acqua micellare bifase la uso principalmente per gli occhi, non che non mi vada bene sul viso, ma preferisco utilizzare una micellare, uno struccante che non sia bifasico sul resto del viso se non ne sento particolare esigenza, e quindi questa la uso principalmente per struccare gli occhi. Per quanto riguarda la skincare serale, ho terminato la crema notte di White Agafia. E di questa vi ho parlato anche del siero. Sono dei prodotti, io questi li ho comprati da Ecoverde, ma anche su altri siti credo si trovi comunque la White Agafia. Sono dei prodotti onesti ad un buon prezzo con una buona resa, perché devo dire che a me comunque la resa di questa crema, che è una crema anche semplice, però comunque mi ha dato un buon riscontro, e soprattutto, come vi ho detto più volte, cui insomma ve ne ho parlato nel corso di questi mesi, è quel tipo di crema da notte adatto per la mia fascia d'età, perché quella la fascia d'età a cavallo dei 40 anni. White Agafia ha varie fasce d'età, che poi tante volte insomma non è solo un fatto anagrafico, è anche un fatto di esigenza della nostra pelle. Infatti vi dicevo che per quanto riguarda il siero avevo preso quello della stessa linea, ma dovessi riprendere nuovamente un prodotto del loro brand, un altro siero, prenderei quello della fascia successiva, quello che va verso i 50 anni, perché usandolo io principalmente di sera, quel tipo di siero, ho bisogno di qualcosa di un pochino più consistente. Questo proprio per mia abitudine della skincare serale. E quindi insomma, ecco, un po' dipende anche da nostri gusti personali, nostre esigenze specifiche. Non è solo principalmente un fatto anagrafico la skincare, questa cosa è molto molto importante. Non tutti a 30 anni o 40 anni abbiamo la pelle nelle stesse condizioni, però ognuno avrà le sue esigenze specifiche che vanno al di là di un fatto puramente anagrafico. Comunque, questi prodotti a me sono piaciuti, questa crema mi è piaciuta, potrei ricomprarla? Assolutamente sì, perché l'ho trovata una buona crema. Altro prodotto che mi è piaciuto moltissimo è questo detergente cremoso al latte d'asina della Sobio. Mi è piaciuto davvero tanto, e quando finirò cose che ho già insomma da dover mettere in uso, lo riprenderei sicuramente, perché non è troppo cremoso e non è troppo liquido, deterge in maniera molto delicata, mi lascia la pelle morbida, non mi dà nessun fastidio nemmeno se lo passo sugli occhi. L'ho trovato davvero delicato, giusto. Mi è piaciuto molto, quindi lo usavo principalmente per lavare il viso la mattina, e lo ricomprerò sicuramente, insomma, quando mi servirà nuovamente un detergente viso. Questo è un prodotto della Origins di cui vi ho già parlato, ma di tutti questi prodotti vi parlo nei vari video scoperta o nei vari video che faccio di aggiornamento skincare, quindi per questo non mi soffermo tantissimo, perché comunque sono entrata piuttosto nello specifico in tanti video. E questa è una maschera per la pulizia del viso che ha quell'effetto mousse, cioè quando la erogate, vedete, c'ha. Qui si vede ancora un pochettino, è verdina, è un effetto un po' geloso, fresco. L'andate a mettere sul viso, dopo un po' fa la schiuma, si gonfia sul viso, e poi l'andate a risciacquare. È con tè verde e alga spirulina, e serve proprio a lenire, a pulire, e anche vi lascia un effetto liscissimo della pelle. Io la trovo molto indicata per le pelli da normali a miste. Questa l'ho fatta provare, me ne parlai quando ve ne ho parlato forse le prime volte, anche a mio nipote, che ovviamente ha una pelle diversa dalla mia e tende un pochino più al misto. Io solamente in alcune zone tendo un po' al misto, e soprattutto in alcune stagioni, in alcuni periodi dell'anno. E a lui faceva una pelle incredibile, vi giuro, una seta, una seta. Io la potevo mettere su tutto il viso, perché comunque anche nelle zone più secche non mi è andata mai amplificare secchezza, ma mi piaceva soprattutto la resa che mi lasciava nella zona T, naso, fronte, mento, mi lasciava proprio la pelle asciutta, setosa. Vedevo anche i pori, che comunque nella zona del naso si vedono un pochettino di più nel mio caso, proprio più puliti, più chiusi, quindi mi è piaciuta tanto. È un prodotto particolare che sono stata molto contenta insomma di provare, di scoprire, perché non avevo mai usato un prodotto del genere. Altro prodotto che vi faccio vedere subito, che è sempre di Origins e mi è piaciuto tantissimo, è la crema questa che profuma tantissimo di agrumi, questa qua, questa linea qui.
il profumo, se vi piace il profumo agrumato nei prodotti di skincare, questo è qualcosa di fenomenale, vi giuro di fenomenale. Buonissima. È la crema giorno che ho utilizzato fino a quando appunto non l'ho terminata ed è una crema a base gelosa, ma non è di quelle gelose che mettete e non vi rimane niente, soprattutto se come me avete una pelle da normale a secca, perché l'ho usata tranquillamente anche in inverno, soprattutto come base per il make-up ed era perfetta perché non è troppo e non è troppo poco. Poi io utilizzo sempre anche magari un siero, poi metto un primer per il make-up, quindi nella base make-up è davvero il prodotto che è stato perfetto, tanto perfetto che appunto l'ho terminato proprio per quello scopo. Questo non è una scoperta, ma questa è una vecchia scoperta perché è lo shampoo extravergine della Saponaria. Questa è una travel size da 30 ml. Che mi era uscita dal calendario dell'avvento di Eccoverde, se vi ricordate, se mi seguivate appunto sul secondo canale dove ho aperto il calendario dell'avvento insieme a voi. Scusate, ma mi vanno i capelli negli occhi perché ho la finestra un po' aperta ogni tanto. Ed è uno shampoo e semi di lino che avevo già usato per l'appunto in passato e mi era piaciuto molto. In generale della Saponaria ho usato più di uno shampoo e mi sono piaciuti tutti, quindi l'ho usato molto volentieri. Ci ho fatto 2-3 shampoo, non mi ricordo adesso di preciso, però sono degli shampoo ovviamente bio che sono molto delicati sulla mia cute, non mi hanno mai dato problemi. Ripeto, al di là della travel size ho usato le confezioni quelle normali un po' di tempo fa e sono degli shampoo con cui mi sono trovata molto bene. Prima di arrivare al momento maschera, ho altri due prodotti. Uno è un prodotto che mi è piaciuto moltissimo. Anche questa è una travel size che però mi è uscito dall'altro calendario dell'avvento, quello della MIN Cosmetics. È la Beauty Water di Son & Park, che è un prodotto famosissimo per quanto riguarda la skincare coreana. Sapete che a me piacciono molto i prodotti, soprattutto i prodotti skincare coreani. Non che non mi piacciono quelli make-up, mi piacciono alcune cose dei prodotti make-up. Altre per concezione proprio, per stile, sono molto diversi dal nostro stile di make-up, quindi non me li sento molto affini. Invece altri prodotti vedrete prossimamente, insomma, vari prodotti coreani che ho avuto modo di prendere, ma ve ne parlerò poi in un prossimo video. E c'è qualcosina anche per quanto riguarda il make-up, ma molto mirato. Vi consiglio di vedere quel video perché ho scelto veramente delle chicche, non le solite che avete visto, stravisto e rivisto in giro. E comunque, ritornando a questa, ho scoperto appunto che questa Beauty Water è molto famosa, molto venduta, è uno dei prodotti proprio di punta, uno dei prodotti top in tutti i siti che rivendono skincare coreana. È una Beauty Water, quindi aiuta a pulire e a struccare il viso. Io la uso come una micellare, ha un profumo delicatissimo, io non ho mai usato nessuna micellare con un profumo così delicato e buono, ma non si tratta solo di profumo, si tratta della delicatezza e dell'efficacia di questo prodotto che strucca in maniera incredibile, oltretutto senza andare a sfregare, a ripassare, a stressare la pelle. Mi è piaciuto davvero tantissimo. Infatti sono stata tentata di prendere una full size, ma per il momento sono altre cose, va bene, parleremo altrove. Ma è un prodotto davvero davvero ottimo. So che tante di voi adorano come me la skincare coreana, tanti prodotti che vi faccio vedere li conoscete. Fatemi sapere se anche qualcuna di voi ha già usato questo prodotto e che cosa ne pensate, perché io ne sono rimasta veramente entusiasta. Le maschere che ho fatto questo mese sono solo tre perché c'è stato un periodo in cui sinceramente la sera, se riuscivo a lavarmi la faccia e mettermi un po' di crema, era già tanto e poi ho fatto qualcosa di quelle cremose che insomma ho sempre da consumare, ne ho diverse tra l'altro, ma ho fatto tre maschere di cui, no, veramente diciamo che di una ero sicura dell'esito, e cioè questa al collagene della Etude House, questa sempre skincare coreana. Queste le ho acquistate io da Amazon, era un kit di maschere che sto consumando un po' per volta perché di maschere sapete che ne ho tante. Oliver ha deciso che si deve mettere sulla sedia dove ho appoggiato le cose da farvi vedere, fa niente. E questa qui è la maschera di Etude House che mi è piaciuta tantissimo.
tanto quanto quella al miele. Mi è piaciuto un po' tutto questo kit, me ne manca ancora qualcuna, non le ho ancora terminate tutte. Sapete che il mio top, ve lo dico sempre, dei top è stata quella al miele, questa al collagene è pari merito con quella al miele. Mi è piaciuta tantissimo, veramente tantissimo, mi ha aiutato tanto, mi ha allenito la pelle, me l'ha resa molto più morbida, molto più distesa. E ha sempre il siero, quello bianchiccio, non è quello trasparente, è quello bianchiccio, un po' consistente ma non troppo, e ha fatto veramente la differenza, quindi pari merito con quella al miele, e chi mi segue, insomma, e sa i miei gusti, sa che per me vuol dire un super top. Altra maschera che non mi è dispiaciuta affatto sono queste della Kiss Professional New York, che avevo acquistato io a Castel Romano quando sono andata all'outlet. Questa è sempre idratante, ve ne ho fatta vedere il mese scorso un'altra. Questa mi è piaciuta molto. Unica cosa che non mi piace molto di queste maschere è il tessuto della maschera, perché è un po' troppo spesso, un po' troppo pesante. Trovo che quando siano i tessuti un po' più leggeri, come quelli di Etude House, che sembra quasi una seconda pelle, il siero venga assorbito in maniera diversa, in maniera molto più facile. Comunque il siero di questa era comunque buono, non appiccicoso, bello idratante, fresco, morbido, mi ha disteso anche quello, insomma, la pelle. È stato un mese particolare sotto tanti punti di vista, quindi anche lo stress, sapete come incide su, vedete, le unghie cortissime, perché mi si sono disastrate, ci sono 12.000 fattori dovuti a stanchezza, stress che si accumula e che poi si riversa in zone diverse del nostro fisico, e questa mi è piaciuta tanto. Quindi dovessi ritornare o dovessi trovarle in giro da qualche altra parte, queste le ho prese da Scarpe Scarpe, che ha un angolo beauty dove hanno diversi brand e diverse cose carine. Questa, vi dico, l'ho pagata 3,49 euro, neanche, insomma, un prezzo eccessivo, perché cioè la qualità è buona. Ultima maschera che vi faccio vedere è questa perla qui. Questa fa parte di una serie di prodotti che vi farò vedere prossimamente, però l'ho utilizzata subito perché c'è stato un incidente di percorso, aprendo la scatola in cui si trovava insieme ad altri prodotti mi sono accorta che aveva un piccolo buchino, e quindi praticamente sono andata a togliere un prodotto, la scatola mi aveva bucato un pochettino questa busta qua, e quindi l'ho voluta utilizzare subito, non volevo che mi si asciugasse, che poi, insomma, non potessi più utilizzarla, perché è l'unica maschera al miele che avevo preso, e capite bene, è di questa marca qua, Papa Recipe, non so come si legga questo, che vende anche Sephora, ma Sephora aveva solo una tipologia che non era questa, era quella con la confezione, mi pare, a forma di barattolino di miele, sono diverse, ne fanno di diversi tipi. Questa era quella meglio recensita, almeno sul sito da cui l'ho scelta, che poi vi svelerò, ed è fantastica, ragazzi, è fantastica, tanto quella di Etude House, davvero fantastica. Il tessuto è leggero, il siero è un ottimo siero, per nulla appiccicoso, mi ha lasciato una pelle divina, e quando ho usato questa avevo davvero una pelle iper mega super stressata, e ricomprerei una confezione intera di queste, assolutamente, cioè mi è piaciuta davvero 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 tanto. Se le trovate da qualche parte, provatele, perché merita almeno questa. Io ho usato solo questa, ripeto, ne fanno di tanti tipi diversi, sia questa confezione qui la trovate con vari colori, questa è quella giallina, e sia appunto con varie forme, poi tipo barattolino di miele. Magari se le trovate ancora da Sephora, erano in sconto sul sito, ma penso che siano andate esaurite, non so se abbiano tolto totalmente il brand, magari se le trovate in negozio, insomma, provate a vedere, perché meritano secondo me una prova. E questo è tutto per questo mese, fatemi sapere se avete utilizzato qualcosa di questi prodotti un po' più particolari che vi ho mostrato tra questi prodotti finiti del mese di marzo, e vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, e come sempre con questo appuntamento ci vediamo il mese prossimo, ciao!